Siamo a San Giovanni Rotondo con l'assessore Guglielmo Minervini. Assessore, una riunione importantissima del COC qui a San Giovanni Rotondo. Cosa si è deciso nell'immediato per tamponare l'emergenza? Intanto lasciamo che l'emergenza passi, perché purtroppo l'allerta meteo non è ancora concluso. Nei prossimi giorni ci aspettiamo ulteriori precipitazioni. E una volta che si conclude questa fase delicata, che comunque è stata gestita con grande competenza, con grande professionalità dal sistema di protezione civile, che ha funzionato benissimo, e una volta che si conclude questa fase inizia la fase di monitoraggio dei danni. Bisogna fare una valutazione di tutto quello che è accaduto alle imprese, alle abitazioni civili, ma anche al patrimonio pubblico, alla rete viaria. E fatti i primi interventi, diciamo, urgenti per ripristinare l'agibilità, diciamo, della vita sociale della città, e potremo fare una valutazione complessiva del danno e quindi verificare se ci sono i termini per richiedere lo stato di riconoscimento dello stato di calamità. Questo ovviamente non riguarda solo la città di San Giovanni Rotondo, ma tutta l'area interessata da questo evento eccezionale che si è verificato negli scorsi giorni. Credo che ci siamo, nel senso che per quello che ho visto oggi sia San Giovanni ma anche San Marco, e direi che siamo di fronte ad un fenomeno di eccezionale gravità che comporta anche la necessità di una serie di interventi strutturali. Non è un'emergenza che è destinata a passare con questa precipitazione. Ci sono una serie di problematiche strutturali che si manifestano soprattutto con le frane. Significa che alcuni alvei oggi sono ostruiti, che il terreno versa in una condizione di fragilità, e quindi bisogna fare delle cose che sanino il territorio, lo mettano in sicurezza, magari anche risolvendo una serie di problemi che sono stati accentuati da troppo cemento armato che è stato colato negli scorsi anni, dove non si doveva, dove per lasciare libera la natura non si doveva mettere. Ecco, assessore, lei in un suo post su Facebook ha dichiarato utilizzare tutte le risorse possibili per mettere in territorio un territorio a rischio come quello del Gargano. Assolutamente sì, questa è la priorità assoluta. Il dissesto idrogeologico è un problema di sicurezza del territorio e di sicurezza delle vite umane. Non c'è un problema più urgente di questo, e siccome oggi stiamo capendo che abbiamo fatto troppi errori, troppe cose che non si dovevano fare, purtroppo sono state fatte. San Marco, ho visto i palazzi costruiti dentro la pancia della montagna. È ovvio che la natura prima o poi si prende quello che l'uomo tende furbescamente a sottrargli, no? E oggi siamo di fronte a questa situazione. Sanare queste situazioni, rimuovere, costruendo anche appunto delle forme di canalizzazione artificiali alternative che consentono comunque alle città di vivere tranquille, credo che sia un'assoluta priorità che non ha altri elementi di paragone. Grazie assessore, buon lavoro.